Lidia Vitale, premio IMAIE qui ai Nastri d'Argento, che cosa stai provando in questo momento e secondo te cos'è che è stato premiato? La tua interpretazione. Ma guarda, io sono sempre felice naturalmente, no? quando ricevo un riconoscimento è sempre un momento di gioia, sono il monumento della mia vita in cui penso che dopo che uno abbia coltivato, seminato, preso cura delle piante sia anche giusto e naturale, no? È un processo naturale, sono un punto di partenza, i premi sono sempre un punto di partenza su un rilancio e per la possibilità di cominciare a poter veramente, no? Elia Kazan diceva I wanna be heard, no? Voglio essere ascoltato, cioè prometto che sarò ascoltato come artista perché ho da dire delle cose. E allora il crescere di questa maturità per me è questo, vuol dire ricevere un premio, far sentire ancora di più la voce, tirare sempre più fuori i temi che ci stanno a cuore, questo per me significa. Ti mangia il cuore, è stato un grande film per la tua carriera, possiamo fare anche... Assolutamente sì, perché sai, di personaggi femminili così a tutto tondo se ne scrivono veramente pochi ormai. Siamo sempre il primo nome femminile, non ci sono neanche più le protagoniste femminili quasi al cinema, stanno quasi scomparendo, ne parlavamo qualche giorno fa con Donatella Finocchiaro. E quando i ruoli femminili sono scritti così bene, Davide Serino e Antonella Gaeta sono stati pazzeschi in questo, nel descrivere il femminile in questo modo, sai, è tutto più facile. Grazie, congratulazioni. Grazie.